La sanità è un sistema contorto e corrotto, in cui sono coinvolti manager, politici, funzionari del Ministero della Salute, ricercatori e case farmaceutiche. Controllati e controllori sono le medesime persone. Il Ministero in tutto ciò non è vittima, ma concausa e spettatore silenzioso. Il ministro della salute, in realtà di salute non si è mai occupato e non si è mai occupato perché per esempio nel suo dicastero aveva detto che si sarebbe occupata di prevenzione, ma vediamo cosa ha fatto. Disturbo comportamenti alimentari e obesità, zero. Contrasto alle patologie croniche non trasmissibili, zero. Contrasto al consumo di alcol, zero. Prevenzione delle forme psichiatriche, zero. Prevenzione delle patologie da inquinamento ambientale, zero. Prevenzione delle patologie da inquinamento alimentare. L'ex assessore alla sanità Ferrero del PDL, arrestata nel 2011 per abuso in atti d'ufficio e turbativa d'asta, chiesto 1 anno e 3 mesi di reclusione, 1 anno e 1 mese per l'ex sindaco Sampò e 1 anno per l'ex commissario dell'ASL di Chiavasso. Questi sono solo i casi più recenti a cui si aggiungono problemi generali di applicazione della legge anticorruzione nelle ASL italiane e tentativi di elusione da parte delle stesse istituzioni e pubblica amministrazione. Questa è la situazione del nostro Paese. Negli Stati Generali della Salute, convocati dal Ministro Lorenzin oggi e domani, il tema della corruzione non è minimamente accennato, come del resto non lo è nemmeno qui in Parlamento, dove al massimo possiamo trovare solo pratici esempi. Grazie. Mamma mia, la disoccupazione giovanile è alle stelle, i mutui per l'acquisto della prima casa sono inaccettabili, senza aiuto dei genitori è impossibile e l'incertezza del mantenimento del posto di lavoro è alquanto difficilissima e l'età media di laurea è altissima. E io sono un'eccezione. In questo momento il Ministro della Salute con una mano emette una circolare con cui impone agli ordini professionali di adeguarsi alla legge sull'anticorruzione e con l'altra mano prevede un DDL, Lorenzin, che è esattamente la proposta per uscire dalle maglie del controllo della legge anticorruzione per gli ordini professionali. Questo è una vergogna. Informo i cittadini che per 12 mesi hanno pagato un ministro della salute che se è da qualche parte a cantare ode alla luna è già tanto. Grazie.